Ho sempre sentito parlare dell'adolescenza con entusiasmo, descritta come un periodo di grande felicità, fiesta loca. La mia è stata un po' diversa, con del disagio qua e là, un po' creato da me, un po' mandato da qualcuno che si fa del ridere. In realtà non capisco neanche questo mito da chi c'è stato tramandato. I miei genitori non mi hanno mai raccontato di come se la spassavano a 21 anni, anche perché stavano aspettando me. Nella vita ho vinto poche cose. Una di queste è la gara dello spermatozoo scemo. Ed eccomi qua. 21 anni sono pochi. È come se io avessi un figlio ora. Ma a prescindere dall'età, se mai avrò un figlio, povero lui. Comunque, probabilmente sono stati quei film e serie TV che guardavamo quando eravamo piccoli. Ma non so quanto baserei la mia adolescenza sul mondo di Patty. Mentre parlavo con i miei compagni, non mi mettevo a cantare che ero una divina, anche se chi mi conosce lo sa che lo sono. Diciamo che anche vivere durante una pandemia non aiuta. Tutte queste persone che ci propinano questo mito probabilmente avevano anche i soldi per godersela. Non dico che i soldi fanno la felicità, anche perché non ho abbastanza per poterlo confermare. Sto solo dicendo che mi piacerebbe piangere in un sacco pieno di tristezza. Mi ricordo alle elementari, mentre tutti i bambini piangevano, io me la ridevo per le 10 dediche tutte uguali che dicevano: non cambiare mai, resta sempre come sei. E avevo già capito tutto. E lo avevo sicuramente preso da qualcuno, non avevamo tutta questa inventiva. Quindi le dediche erano due, quella e un'altra, che probabilmente sarà stata: TVB uguale, ti voglio bastonare. Sei unica. Cuore, disegnino del cuore. Dalle elementari passiamo alle medie. Quest'ultimo giorno non ho fatto dediche, anche perché sarebbero state un po' diverse. Tipo, sì, perché in prima media il mio corpo ha iniziato a cambiare. Si dice che le bambine si sviluppino prima. Io forse l'ho fatto un po' troppo prima, sempre conto corrente. Così semplicemente mi è cresciuto il seno. E c'è stato un momento della mia vita in cui ho avuto paura non smettesse. Secondo me le tette, prima di arrivare, dovrebbero avvisarti, mandarti un messaggio. Tipo, la conosci la libertà? Te la ricordi? Ecco, dimenticala. Tra poco avrai un nuovo migliore amico che si chiama Reggiseno. E guai a non metterlo. Mia madre mi terrorizzava, dicendomi che se non lo avessi messo avrei avuto le tette di mia nonna. Le ragazze capiranno, soprattutto quelle che come me abbondano. Mi è sempre sembrato che la cosa interessasse più gli altri che me. Le mie compagne a quanto pare mi conoscevano più di quanto io non mi conoscessi, e così da un giorno all'altro ho scoperto che mi imbottivo il reggiseno. Non si smette mai di imparare. Mentre a modo loro anche i maschietti mi rompevano, inventando nomignoli che richiamavano il colore della mia pelle, manco non mi fossi accorta di essere mulatta. E dicono che quando ti rompono gli piaci. Ma chi dice tutte queste cose esattamente? Si è laureato in tuttologia? Se vi tiro un pugno, lo sentite tutto il mio amore? Fatemelo sapere, perché alla veneranda età di 22 anni, che sono tanti, ancora molte cose non le ho capite. Come non capisco, restando in argomento tette, come un uomo di mezza età, pelato, panzone, e io non ho niente contro i panzoni, anzi, faccio parte del team. È ubriaco alle 3 del pomeriggio e anche questa categoria mi è familiare, perché diciamolo, è sempre il compleanno di qualcuno. Quindi non sono questi i problemi. Il problema è che lui si è permesso di chiedermi, mentre ero al lavoro,
se avessi il porto d'armi. Immagino il suo unico neurone viaggiare nel cervello e parto a dire questa battuta. Ovviamente queste parole io mi sono commossa. Non mi ero resa conto di essere al cospetto di un poeta, un lume. Come quelli che mentre passi ti urlano: ah, fantastica! Ma sai che stamattina mi sono svegliata un po' mogia. Ma meno male che ci sei tu a risollevarmi il morale.